24 luglio 2019. Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frutto. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che gli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. A differenza della creazione senza spirito di Dio, cioè di quella parte di creature che non possiede né coscienza né libertà, gli uomini sono chiamati a corrispondere con la loro capacità e volontà alla edificazione dell'immagine di Dio in se stessi. C'è una chiamata alla responsabilità dell'esistenza donata nei confronti del Creatore. Siamo il gradino superiore della natura, nel quale cielo e terra si toccano per innescare un processo di elevazione completa al cielo di un frutto che nasce sulla terra. La parola di Dio ha la caratteristica di Dio oltre che essere umana. Il Logos, il Verbo di Dio creatore, è la via di comunicazione del Padre per gli uomini. La parola degli uomini ha qualcosa di divino in sé, è come l'impronta del creatore. Ha la capacità di comprendere la sostanza spirituale che sta dietro le cose e che ben più della capacità di concettualizzazione, che pur essendo già parte della dote umana quale immagine del suo creatore, in realtà ancora rimane come potenzialità umana a ricevere il seme spirituale che è mandato da Dio, la sua parola, che è simile alla nostra ma è superiore. Il figlio dell'uomo, Gesù, possiede entrambe le caratteristiche in pienezza. È l'uomo perfetto, il quale può unire la natura divina che le è propria a quella umana che ha acquisito. Con Gesù abbiamo l'espressione della parola in forma umana, ma che ha in sé tutta la verità, la forza e la potenza di Dio. Essa è parola di vita eterna, poiché dona i concetti, ma insieme la stessa essenza di Dio è donata per entrare nell'anima umana attraverso l'udito e l'intelletto. Come la terra accoglie un seme che non le appartiene, così l'intelletto umano accoglie una parola divina che non è di questo mondo. Il miracolo è quello della capacità dell'uomo, inteso come possibilità di recepimento del seme divino. Il prodotto della parola divina è lasciato alla qualità dello stato umano e spirituale dell'uomo, che l'accoglie o la rifiuta. E se l'accoglie, l'incontro del divino con la nostra capacità produce un frutto, il quale è sempre un ibrido tra la nostra volontà e quella di Dio. Infatti Dio si abbassa fino a noi non solo per donare la parola, ma per metterci nella responsabilità di produrre un qualcosa di nuovo. Tale prodotto non è il mero frutto del volere di Dio, nonostante noi, come se fossimo portatori di qualcosa che non ha nulla a che vedere con quello che produce, così come purtroppo accade con quelle maternità che sono tali solo per l'ambiente uterino che permette un innesto di un embrione che è già incontro di altri due esseri. In realtà la potenza e l'essere divino chiede la compartecipazione del nostro essere per produrre nell'amore un frutto che rimane per la vita eterna, poiché è figlio dell'Eterno in noi. E noi siamo chiamati a vivere nell'eternità.
Le opere umane, quelle che non sono frutto dello spirito divino, invece rimangono sterili, destinate a vivere quel tanto di vita materiale sulla terra, ma non posseggono il sigillo dello spirito e quindi non possono esistere se non per il tempo naturale della vita terrena. Chi semina nella sua carne, alla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna, dice San Paolo. Ora noi siamo chiamati a produrre, a fruttificare, a moltiplicare attraverso lo Spirito di Dio le nostre esistenze con altre esistenze e a produrre frutti di amore creativo durante la vita che ci è data. Il tempo della creazione è quello della vita terrena. Poi entreremo nell'ottavo giorno, dove vivremo per i nostri meriti, i frutti di amore seminati e prodotti qui, in questa terra, che siamo noi. Per lasciare la terra alla terra, ma il seminato spirituale per la risurrezione, la vita nello spirito, appunto. Dio vi benedica.